Ciao ragazzi, da tantissimo tempo non faccio un video del genere, cioè un video riguardante una box. Allora, ho preso la box di febbraio di una donna vagabonda. Allora, io amo tantissimo le box. Ero abbonata a Glossy Box e a Sugar Box e ho preso un paio di volte già la box di una donna vagabonda bio, ho preso soltanto la bio box. E non ho mai fatto un abbonamento perché comunque non mi piace accumulare troppi troppi prodotti che poi mi restano lì a prendere il polvere e quindi preferisco così ogni tanto farmi un regalo perché comunque mi piace la sorpresa, mi piace trovare dei prodotti a sorpresa insomma all'interno di questa box e magari provare qualcosa che da sola non avrei mai comprato. E quindi niente, questo mese ho deciso di regalarmi questa box che era tantissimo che non prendevo e sono rimasta ragazze super 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 soddisfatta. Il mio questionario, come sapete, in questa tipologia di box potete riempire un questionario e scegliere, insomma, e indicare i vostri gusti, cosa vi piacerebbe provare, cosa no, eccetera, eccetera, insomma. E io ho di nuovo riempito il questionario, diciamo che l'ho un po' aggiornato perché nel tempo mi sono comprata un sacco di prodotti da sola e quindi l'ho un po' aggiornato e Laura è stata veramente, veramente super, super fedele. Sono veramente contenta. Allora, la box è questa, vi arriva all'interno del sacchettino del corriere. E qua ci sono, vediamo un po'. Qua ci sono i recapiti. Eccoli qua, così insomma li vedete bene. Aspettate un secondo, che la menu ovviamente, indovinate un po', vuole entrare. Eccoci qua, prima che mi sfugga questa piccolissima festa. Guarda menu, guarda. Vai. Allora, parentesi gatto, all'interno della box, già da qualche mese, dal mese scorso ne sono sicura perché vedevo le foto sul loro gruppo, Laura inserisce prodotti in delle borsine, credo fatte a mano, bellissime ragazze, infatti io speravo tantissimo che ci fosse ed è questa. Vi arrivano in colorazioni diverse, a me è arrivata questa sul grigio, nero e azzurro ed è fantastica. Ok, ho tirato un filo, eccolo qua. Ed è bellissima, è di Pile ed è davvero carina, carinissimissimissima. Allora, i link ve li ho fatti vedere, quindi passiamo alle cose che ci sono dentro. Questo è il bigliettino che dovete conservare perché dopo 12 bigliettini avete la box omaggio e quindi insomma io lo conserverò. Mi sono scritta anche tutti i prezzi, sono andata a vederli sul sito Il Giardino di Arianna. Io più o meno credo che i prezzi siano quelli su tutti i siti. Comunque, io sono andata come riferimento, ho preso Il Giardino di Arianna, così vi dico anche un pochino di prezzi. La box costa 22,50 euro e all'interno trovate 5 full size. Allora, io ho trovato, io ho messo un sacco di cose nel questionario. E devo essere sincera, le ho ricevute veramente tutte, niente è andato fuori dal mio questionario. Ho ricevuto un balsamo labbra di Avril, che tra l'altro ho già provato, eccolo qua, che tra l'altro ho provato, non si vede niente, va bene comunque, ed è morbidissimo, è fatto in questo modo, invece che essere piatto come tutti i balsami labbra, è fatto in questo modo, come se fosse un rossetto. Io cercherò di appiattirlo perché preferisco, lo preferisco piatto, insomma il burro di cacao lo preferisco piatto, ma insomma è una stupidaggine. Questo appunto è di Avril e costa 2,50 euro sul sito Il Giardino di Arianna. E è profumazione neutra ed è al burro di karité, se non sbaglio, e sono 4 grammi. Allora, vediamo un po' se è al burro di karité. Sì, comunque sul sito ho letto che è al burro di karité, qui non c'è scritto. Sono 4 grammi di prodotto e costa 2,50 euro. Sempre di Avril, perché io nel questionario avevo scritto che sono sempre alla ricerca del prodotto perfetto di questa tipologia, ho ricevuto la crema mani. Allora, questa è una crema mani enorme, sono 100 ml di prodotto, sempre appunto di Avril, EcoCert. Sì, è certificata EcoCert. È made in Francia, infatti le scritte sono tutte in francese. Io avevo finito e avevo promosso a pieni voti l'acqua per struccare gli occhi di Avril, che avevo ricevuto sempre nella box di una donna vagabonda. Sì, mi si sta intrecciando la lingua. Questa costa 6 euro e non l'ho ancora provata perché non l'ho proprio aperta perché è chiusa, vedete, c'è il tappino da aprire. Ma insomma, prima aspetterò di finire quella che ho
di Omnia Botanica e al burro di karité, e poi proverò questa perché, come ho scritto anche a Laura, sono sempre alla ricerca della crema mani da sogno e sono contentissima di provarne una che sinceramente da sola non avrei mai comprato. La Avril è una marca che non lo so, non mi ispira più di tanto, e poi alla fine i prodotti che ho provato però mi sono sempre piaciuti e quindi non lo so come mai non mi ispiri da acquistare, però sono contenta di provarla perché, ripeto, da sola non l'avrei mai acquistata e quindi è un prodotto che provo volentieri. Allora, un'altra cosa che io avevo chiesto, insomma, un'altra cosa che avevo messo nel mio questionario era la cipria. Io sto cercando, ve l'avevo detto anche in un video, sto cercando la cipria perfetta e volevo provare proprio, ragazze, non ci crederete mai, volevo proprio provare questa di Puro Bio e mi è arrivata insieme alla box. Quando l'ho aperta sono rimasta veramente super soddisfatta perché era proprio quella che volevo provare io. Ha uno specchio enorme, vedete, e poi qua c'è la cipria. Non è una cipria trasparente, è una cipria colorata, ma insomma è... Poi quando l'andate a mettere è talmente leggera che quantomeno del mio colore di pelle, insomma. E vi ripeto, sono contentissima di averla ricevuta. Questa è la 01, non so se ci sia in altre colorazioni, quindi, però qui c'è scritto 01. Sono contentissima di averla ricevuta perché era proprio quella che io volevo provare. E sono felicissima, insomma. Cosmetici biologici, è made in Italy, sono 9 grammi e il power di 12 mesi, eccola qua. E questa costa 9,90 euro e l'ho vista anche in un negozio vicino a casa e costava sempre 9,90, insomma la cifra è quella. Il riferimento è sempre al giardino di Arianna, ma la cifra è quella, sempre su tutti gli altri siti. Poi ho ricevuto due prodotti, altri due prodotti di cui sono rimasta super soddisfatta. Uno è la Beauty Farm, che avevo richiesto che avevo messo nel questionario. Io l'ho finita da un bel po', avevo quella col vecchio packaging. Questo packaging, ragazzi, è bellissimo, guardate che figata, è anche più grande, sono esattamente 180 ml e la formulazione credo che non sia cambiata, credo che sia cambiato solo il packaging, ma guardate com'è bello. E mi mancava tantissimo la Beauty Farm, io l'ho amata veramente alla follia, sono contenta che me l'abbia rimandata perché sinceramente avrei fatto un ordine al più presto per ricomprarla, perché io la amo tantissimo, mi sono trovata bene, insomma è un prodotto che mi piace molto. Non è un prodotto indispensabile, insomma è un prodotto appunto Beauty Farm, da un in più, insomma, è sia maschera che detergente viso. Io l'ho adorata sia come maschera che come detergente viso abbinata al Clarisonic, per me è fantastica. Questo formato grande è bellissimo e questo packaging nuovo è veramente una meraviglia. Questa costa 8,50 euro sia sul giardino di Arianna sia sul sito di Neve. L'ultima cosa che ho ricevuto, sono stra super super felicissima di averla ricevuta perché ero curiosissima di provare questa cosa, ma sinceramente non l'avrei mai mai acquistata da sola, e perché il prezzo secondo me è troppo elevato per quello che è, ed è il Pillow Lips di Neve Cosmetics. E il packaging è carinissimo, è un siluretto, una sigarettina praticamente, è fine fine e lungo lungo, e lilla e rosa, e all'interno si presenta di questo colore che poi sulle labbra è trasparente. Allora, questo promette di essere sia un balsamo labbra che un balsamo volumizzante. Il problema è che sono soltanto 2 ml e costa esattamente 9,90 euro, una follia secondo me, insomma è tantissimo. Io non ero stracuriosa di provarlo e sinceramente ringrazio Laura per avermelo mandato, perché non l'avrei mai mai acquistato da sola, insomma, e sono felice di averlo trovato nella mia box. Avevo anche scritto un post nella speranza, insomma, avevo chiesto, ragazzi, ma secondo voi ci sarà, perché sono curiosissima di provarlo, e insomma alla fine l'ho trovato, sono veramente contenta di aver ricevuto questo. 9,90 insomma per 2 ml. Sarà anche volumizzante, ma secondo me con 2 ml neanche facciamo in tempo a vedere se è volumizzante o no, perché sono veramente pochissimi, cioè il prodotto, speriamo di non far danni, cioè questo è tutto il prodotto che c'è all'interno, è veramente pochissimo, guardate, è veramente pochissimissimissimo, e quindi insomma non lo so, spero che sia il balsamo migliore del mondo, perché 9,90 euro, insomma, per soli 2 ml dovrà per forza essere
il balsamo migliore del mondo, Natural Volumizing Lip Balm. Sì, insomma è anche volumizzante, però sinceramente ho letto qualche recensione e non erano tutte rose e fiori, però insomma sono le prime applicazioni, poi vedremo. Poi all'interno c'era anche un campioncino di idrapelle, crema corpo aloe vera e camomilla, eccola qua. E questi erano tutti i prodotti che c'erano all'interno della mia pochettina. E niente, e sì, tutti i prodotti. Il totale di questi prodotti è 36,80 euro. Io la box l'ho pagata 22,50 euro, quindi direi che non è assolutamente male, soprattutto perché io sono rimasta davvero davvero soddisfatta, e non lo dico perché sto facendo un video e sicuramente Laura lo vedrà, anzi le mando un mega bacione, perché tra l'altro mi ero persa nel sito perché non l'ho mai capito molto bene, ma deve cambiare il più prezzo, se non è già cambiato non mi ricordo, perché per quanto mi riguarda non è di facile comprensione, non ci ho mai capito niente, ho fatto un mega casino e mi ha fatto tutto lei, insomma ho dato i miei dati a lei e ha fatto tutto da sola, e quindi la ringrazio perché mi sarei persa, non ci avrei capito veramente niente. E quindi ragazzi, sono rimasta super soddisfatta di questo servizio, vi ripeto, non è una box che io compro ogni mese perché non voglio accumulare prodotti, perché comunque sia sono 5 prodotti e non basta un mese per smaltirli, e quindi non voglio accumulare, però ogni tanto me la regalo volentieri, perché insomma è una cosa che a me piace e mi fa piacere riceverla, e quindi non mancherò di riprenderla tra un qualche mese magari. E niente, io spero di esservi stata utile, se avete delle domande fatemele pure tranquillamente, comunque io qui sotto nell'info box vi lascio tutti i link e tutte le cose, ve li ho fatti vedere, quindi comunque i link sono quelli che vi ho mostrato, però vabbè, qui almeno ci cliccate direttamente, fate prima. Vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze!